Ciao a tutte! In questo velocissimo video tutorial di oggi vi mostrerò come realizzare questo bellissimo cestino utilizzando un canestro tipo questo, oppure potete utilizzare anche dei cestini in vimini, abbellirli e utilizzarli come porta shampoo, crema per la nascita, in questo caso di una bambina. Ovviamente i colori li potete scegliere voi, io li ho fatti sul tono del rosa, lilla, tipo un po' più lavanda, e bianco. Ho messo queste decorazioni, anche queste qui con la gomma crepla. E praticamente nel video vedrete come agganciare qui, però ve lo faccio già vedere. Praticamente bisogna solamente da dentro infilare l'occhiello e far passare dall'altra parte il nastrino. È molto semplice in realtà, però guardate l'effetto. Poi ovviamente ci andranno dentro i prodotti, è una bella confezione e il gioco è fatto. Vi servirà solamente, come potrete vedere, appunto un cestino che può essere, ripeto, in ferro, in plastica, in vimini, quello che trovate, dei nastri. Io vi dico, non so esattamente quanto ne ho utilizzato, però vi dico che ogni nastrino, io in questo caso ho utilizzato 20 centimetri ogni pezzo, ma questo dipende sempre molto dall'altezza del cestino. In questo caso non è molto alto, quindi ho fatto una prova e ho visto che con 20 centimetri riuscivo a fare il cappio e in più veniva anche un bel effetto qui, senza essere troppo lungo, perché poi se no non mi sembrava bello. Quindi come misura ho ottenuto 20 centimetri, ma questo dipende sempre da che cestino utilizzate. È molto semplice, poi anche per le decorazioni, quello sta a vostro gusto, come meglio preferite voi. E poi anche la grandezza del cestino, senza manico, col manico, quello dovete vedere un attimino voi come preferite. E vi lascio al video tutorial e spero che vi possa essere utile. Ciao a tutte!